Bel po' di tempo, abbiamo 3 ore. Ieri abbiamo iniziato un discorso riguardante sia i meccanismi logici che sono alla base dei ragionamenti, cioè degli argomenti validi, si direbbe in logica, sia invece un discorso un pochino più, diciamo, che abbiamo un po' più sfumato, che abbiamo semplicemente accennato sui meccanismi mnemonici, cioè che possono aiutarci a ritenere le informazioni che studiamo. Proseguo su questa linea parlando prima dei meccanismi mnemonici, anche perché su questo argomento ne so di meno, quindi vi dico quel poco che so. Poi torniamo al discorso invece delle inferenze logiche, e in particolare illustreremo un po' di fallacie logiche. Non ci dedicheremo molto, insomma ci dedicheremo penso alla prima ora, anche perché poi dobbiamo arrivare oggi sicuramente a dare gli assiomi dei linee naturali. Allora, per quanto riguarda il discorso di come ricordare quello che uno studia, abbiamo già visto che si ricordano molto meglio le cose che sono associate a qualcos'altro. Quindi dove c'è una struttura, dove c'è una ridondanza, io posso pensare innanzitutto di, se non ricordo un dettaglio di una cosa, lo posso ricostruire. Una cosa poi che è associata, un'informazione che è associata a un'altra informazione, è più facile da ricordare, perché come dire, ci sono più strade che portano a questa informazione. E in questo senso noi siamo in qualche modo fortunati, perché dovendo studiare matematica abbiamo moltissima struttura, abbiamo un'esuberanza di struttura, cioè tutto quello che facciamo è tutto legato insieme. Lo dicevamo, lo sottolineavamo ieri, perché dicevamo che lo studio della matematica è reso complicato dal fatto che una lacuna non rimane tale ma si propaga negli anni a seguire, perché rimane un buco che indebolisce la struttura. D'altro canto, se uno ha un po' di pazienza, può consolidare, può rattoppare i buchi, certamente saranno rammendi, saranno rattoppi, però diciamo piano piano può ricostruire quella struttura, quelle basi che gli consentono di andare avanti, e tenendo conto dell'aspetto che tutte le informazioni che diciamo andiamo a incontrare, andiamo a studiare, sono legate insieme, questo è un aiuto fortissimo nel cercare di studiarle, nel cercare di memorizzarle. Come annotazione, visto che siamo a Cassino, diciamo, chi è, almeno si ritiene storicamente che sia stato il primo a sviluppare le tecniche mnemoniche, cioè che per cercare di ricordarsi meglio le cose. Qualcuno lo sa? Eppure... No. Diciamo, quello più famoso dell'antichità, almeno per quello che ne so io, è Cicerone. Avete mai usato l'espressione, quando dovete svolgere una argomentazione, cioè in primo luogo, in secondo luogo, in terzo luogo? Avete mai usato questo? Diciamo, questo tipo di elencazione viene direttamente da Cicerone, cioè lui faceva così. Lui è una cosa che è rimasta fino a noi, ma che usava lui nei suoi discorsi. Lui immaginava, per ricordarsi meglio tutte le fasi del discorso, lui usava associare ogni osservazione che doveva fare a una stanza di una casa particolarmente grande che avesse. Quindi lui mnemonicamente ripercorreva la stanza, ripercorreva le stanze della casa, dice qua ci ho messo questo, qua ci ho messo questo, qua ci ho messo quest'altro. Ed è una tecnica che tuttora viene insegnata al giorno d'oggi. Chiaro? Ed è, diciamo, trova proprio chiara traccia nel fatto che si usa l'espressione in primo luogo. Quale primo luogo? La prima stanza, insomma, quando appena dico la prima stanza ci stava questa, la seconda stanza ci stava quest'altra. Noi lo usiamo quando vogliamo elencare tutta una serie di ragioni per cui
sosteniamo una certa tesi, allora diciamo la prima ragione è questa, la seconda ragione è questa, però non diciamo così, diciamo in primo luogo, in secondo luogo, in terzo luogo. Questo deriva direttamente da Cicerone. Un'ultima cosa sul discorso dello studio e della, in questo caso non tanto tecniche mnemoniche, ma della concentrazione richiesta per lo studio, è un'osservazione che ho trovato su un sito giornalistico americano, che però ritengo valida. Allora, l'uomo non è fatto per il multitasking, visto che avete appena fatto due ore di informatica, penso che sappiate cosa voglia dire multitasking, che significa? Fare più cose contemporaneamente. Allora, i cimiteri si stanno cominciando a popolare di persone che facevano SMS mentre guidavano, no? È successo in vari casi, ormai non siamo al primo caso, sono successi parecchi casi. E quindi, perché dico questo? Perché ormai c'è una distrazione continua, in particolare noi spesso faremo quei 5-10 minuti di pausa tra un'ora e l'altra. Ecco, cercate di non cacciare il computer e attaccarvi subito a internet in quei 5 minuti. Ve lo dico non perché sia proibito, perché qua abbiamo pure la rete di Ateneo e quindi è un servizio che viene dato agli studenti, ma non in quel momento, perché quel momento vi deve servire per riposare un attimo e cercare di consolidare quello che avete appena sentito. Se tu stacchi subito è come se tu prendessi tutta una serie di cose che hai appena sistemato, ti dà un violento scossone, e queste cose cadono giù. In realtà l'osservazione però non era questa, l'osservazione era che per il perché l'uomo non è fatto per il multitasking, perché soprattutto quando già noi facciamo delle cose contemporaneamente, perché comunque tu devi o prendere appunti oppure c'è qualche cosa che comunque ti distrae, ma quando le attività cominciano a diventare 2, 3, 4, 5, si attiva una modalità che potremmo dire sinteticamente si chiama modalità bellica, cioè allora quando è una situazione in cui tu devi controllare tutta una serie di cose, diciamo ciclicamente, quando stai in guerra, quando c'è un pericolo, allora quando c'è un pericolo tu, o più pericoli, allora tu ti attivi una modalità per cui tu controlli ciclicamente tutte le possibili fonti di pericolo per cercare di, diciamo, di avere le maggiori probabilità di sopravvivenza. E questa modalità, diciamo, favorisce la produzione di alcuni ormoni e quindi disabilita sostanzialmente il ragionamento. In quel momento tu non devi ragionare, cioè devi ragionare solo per quello che serve, diciamo, è inutile, è come se il corpo ti dicesse è inutile che ti metti a pensare a chissà che cosa, qua c'è un pericolo immediato, devi soltanto ricontrollare ciclicamente queste cose qua. Quindi il fatto di fare più cose in forma ciclica o contemporaneamente è un fattore proprio veramente negativo per la concentrazione, quindi non ci permette di concentrarci a sufficienza per poter magari sviluppare o seguire o assimilare i concetti. Questo è un fatto che va detto, perché penso che ne abbiate riscontro voi stessi, cioè, non credo che sia una cosa tanto difficile da verificare se è vera o no. Non è così per tutte le persone, però la percentuale di persone che non ne soffre è veramente minima. Non pensate, vabbè, io sono immune o sono esente, perché sono pochi quelli che rendono nel modo migliore quando sono sotto pressione, sotto stress, oppure soggetti a molteplici attività contemporaneamente. Quindi questo conclude il discorso per quanto riguarda l'aspetto di come posso cercare di favorire la concentrazione. Questa è una cosa molto generale, poi ognuno avrà i suoi metodi particolari per cercare di studiare meglio. Torniamo al discorso del ragionamento. Allora, ieri abbiamo parlato di sillogismo. Allora, lo riscrivo un attimo e lo analizziamo. Allora, il sillogismo è, questa si chiama premessa maggiore. Rischiamo sempre il solito così.
E poi c'è la conclusione. Allora, lo schema di questo sillogismo, adesso lo rileggiamo, ripetiamo, è del tipo A implica B vale A, quindi noi diremmo così in italiano, no? A implica B. Se un elemento è un uomo, allora è mortale. Si può facilmente riscrivere quella frase in questi termini. Poi, Socrate è un uomo, quindi Socrate è morto. Questo è lo schema del sillogismo. In logica questo vale, non si scrive. Insomma. A implica B. A, B. Vedo A, quindi A. Poi ci sono tante varianti altrettanto valide, complicazioni altrettanto valide di questo sillogismo, non vale la pena di enunciarle, le possiamo ricavare più facilmente dall'esame di quelle che sono alcune fallacies, cioè fallacie, cioè argomentazioni invalide, non valide. Allora, un'argomentazione si dice valida allora, innanzitutto sulla premessa, perché questa si chiama premessa maggiore e questa si chiama premessa minore? Se voi vedete, qui ci sono tre, si chiamano termini, Socrate, Socrate, compare nella seconda, uomini, uomo, compare nella prima e nella seconda, Socrate compare nella seconda e nella terza, mortale invece compare nella prima e nella terza. Mortale è quello che si chiama il termine maggiore, compare perché compare nella prima, e questa quindi si chiama premessa maggiore. Socrate compare solo nella seconda e poi nella conclusione, quindi si chiama termine minore, e questa si chiama premessa minore. E uomini, che fa da intermedio, perché Socrate è un uomo, poi tutti gli uomini sono mortali, quindi Socrate è mortale, si chiama termine intermedio, middle term. Quindi questa è la nomenclatura per quanto riguarda sillogismi. Che cos'è una fallacia? Allora, prima di vedere cos'è una fallacia, un sillogismo, un argomento si ritiene valido quando risulta vero qualora siano verificate le premesse. Quindi questo termine è molto utile a distinguere tra vero e valido. Ciascuna di queste tre affermazioni può essere vera o falsa, ok? Vedremo dei casi in cui l'argomento non è valido, ma la conclusione è vera lo stesso. Però il sillogismo dice soltanto che se questa premessa è vera, se quest'altra premessa è vera, e se l'argomento è valido, allora la conclusione deve essere vera. Chiaro? In questo caso l'argomento è valido, questa premessa è vera, quest'altra implicazione è soddisfatta, quindi la conclusione deve essere necessariamente vera. Chiaro? Posso, che ne so, usare argomenti validi ma che portano a conclusioni evidentemente false, no? Posso dire tutti gli insiemi di due oggetti sono fatti da due copie dello stesso oggetto. Ricordatelo questo, vi servirà proprio un esercizio. Vedremo se ve lo ricorderete al tempo dei. Se tutti gli insiemi di due oggetti sono fatti da due copie dello stesso oggetto, allora tutti gli insiemi di qualunque numero di oggetti sono fatti da due copie dello stesso oggetto, da quel numero di copie dello stesso oggetto. Conclusione, tutti gli insiemi sono fatti da un certo numero di copie dello stesso oggetto. La conclusione è evidentemente falsa. La premessa maggiore sarebbe se due insiemi, scusate, se gli insiemi di due oggetti sono fatti da due copie dello stesso oggetto, allora gli insiemi di qualunque numero di oggetti sono fatti da
quel numero di copie dello stesso oggetto, quell'implicazione in realtà è vera, però quello che non è vero è la premessa minore, non è vero che gli insiemi fatti da due cose, da due oggetti, siano fatti da due copie dello stesso oggetto. Posso prendere un insieme fatto dal telefonino, dal mazzo di dati, ovviamente non sono due copie dello stesso oggetto. Chiaro, qua sembra tutto facile. Poi vedremo meglio con le fallacie che diciamo la situazione si può facilmente complicare. Allora, prendiamo un sillogismo di questo tipo. Se gli orsi sono intelligenti, allora possono risolvere dei puzzle, dei puzzle, mettiamo proprio puzzle, ok? Gli orsi sanno risolvere dei puzzle, perché faccio un esperimento, vedo che gli orsi riescono a risolvere. No, in realtà era Apes, era uno scimmio, non era gli orsi. Comunque, le scimmie sanno risolvere i puzzle, quindi le scimmie sono intelligenti. Funziona lo schema o no? Lo ripeto, che mi sono picciato. Allora, se le scimmie sono intelligenti, allora sanno risolvere i puzzle. Alcuni puzzle. Le scimmie sanno risolvere questa categoria di puzzle, quindi le scimmie sono intelligenti. In questo caso, probabilmente la conclusione sarà pure vera, perché sarà vero che le scimmie sono intelligenti. Ma il problema è che l'argomento non è valido. Quell'argomento lì è del tipo: se le scimmie sono intelligenti, allora risolvono i puzzle. Intelligente, puzzle, A implica B. Sanno risolvere i puzzle, B. Quindi A. Non funziona, perché io so che da A si passa a B, non che da B si passa a A. L'argomento non è valido. Per quanto diciamo la conclusione possa essere vera lo stesso, messa così, questa è una fallacia, quella che si chiama una fallacia formale, cioè che basta per riconoscerla, basta guardare come è scritto, si vede subito che lo schema non funziona. Tuttavia non è sempre così facile la situazione. Prendiamo una situazione dello stesso tipo. Se piove, le strade sono bagnate. Le strade sono bagnate, quindi piove. È lo stesso schema. Se piove, le strade sono bagnate, A implica B. Le strade sono bagnate, B, quindi A. Non funziona. A meno che non ci sia anche un... Qua è particolarmente subdolo, perché in realtà se uno aggiungesse la premessa che anche B implica A, la cosa sarebbe invece perfettamente valida. Allora, nella nostra mente, dice sì, ma se le strade sono bagnate, sta piovendo. Perché in genere è vero che la strada può essere bagnata, può essere piovuto ed è spiovuto, però in genere la pioggia si asciuga in fretta, quindi nella nostra mente rimane associato il fatto che effettivamente se la strada è bagnata lo sta piovendo. Dice, più o meno è vero, poi c'è questa premessa che più o meno è valida, anche se non perfettamente valida, anche se non è scritta, allora ci possiamo sbagliare facilmente, però l'argomento non è valido. Per vedere lo stesso argomento, a volte, per rendere evidente la non validità dell'argomento, basta modificare leggermente l'affermazione. Se io dico se nevica, allora le strade sono ricoperte di neve. Vabbè, diciamo che modulo il fatto di definire piccole eccezioni, ma sostanzialmente questo è vero. Se nevica, poi la neve rimane per un po'. Le strade sono ricoperte di neve, quindi sta nevicando. Qua è evidente che non è vero, perché se ha nevicato ieri e ci sta un metro di neve, prima che si scioglie ci vogliono giorni e giorni. Quindi è evidente che se le strade sono ricoperte di neve non significa che stia nevicando adesso. Chiaro? Quindi, ed è lo stesso schema di ragionamento. Queste sono fallacie
che si chiamano formali, perché si possono riconoscere semplicemente esaminando lo schema di ragionamento. L'argomento non è valido per questo. Poi ci sono molte fallacie che, di cui almeno... Allora, quante sono gli schemi che sono stati riconosciuti come fallacie? Sono tantissimi, saranno centinaia, più di più. Ok? C'è un sito, un bel sito, che si chiama, se non sbaglio, fallacyfiles.org. Purtroppo è in inglese, o per fortuna, insomma, almeno studiamo in inglese. Se andate su questo sito, dovrebbe, la cosa dovrebbe essere corretta. Se non funziona, mettete fallacyfiles e uscirà su Google. In questo sito voi trovate un menu a tendina a sinistra, dice scegliete il tipo di fallacia e poi vi fate gli esempi. E sono centinaia di entrate. Adesso noi non abbiamo il tempo per farle tutte, e non neanche avrebbe senso farle tutte. Però qualcuna, oltretutto ce ne sono alcune che sono veramente carine, e che, alcune che vengono riscontrate molto facilmente nella vita reale. Quelle che vengono riscontrate più facilmente sono quelle che si chiamano informali, cioè non, diciamo, per essere riconosciute come non valide, gli schemi per essere riconosciuti come non validi bisogna conoscere, insomma, un po' bene quelle che sono le ambiguità del linguaggio, piuttosto che qualche informazione in più di quella che guardare semplicemente il testo scritto, qualche informazione in più che normalmente noi abbiamo benissimo e capiamo benissimo che la cosa non funziona. Allora, cominciamo con una che penso che qualche filo da torcere ve lo darà. Allora, che succede se una forza irresistibile incontra un oggetto irremovibile? La risposta niente non è una risposta adeguata. Cosa è impossibile? Allora, questa qui no. Allora, il problema è nelle definizioni. Che cos'è una forza irresistibile? Una forza che muove qualunque cosa si opponga ad essa. Cos'è un oggetto irremovibile? Che non si riesce a spostare qualunque forza tu gli possa applicare. Si rompe l'oggetto. Lasciamo stare se poi la definizione è realistica o meno. Se noi diciamo un oggetto irremovibile, intendiamo questo. Poi lo intendiamo entro i limiti, diciamo, della applicabilità umana, diciamo, di quello che osserviamo noi in giro. Però se passiamo alla logica, è quello. Un oggetto irremovibile è un oggetto che non si muove per qualunque sia la forza che tu gli applichi, non si muove. Ora, se ci fai caso, beh, o esiste l'uno o esiste l'altro. Se una forza sposta tutto, allora un oggetto irremovibile non c'è. Se un oggetto è irremovibile, allora non esiste una forza irresistibile. Chiaro? Quindi, parlare di questo significa proporre quella che si chiama una contraddizione in termini. Cioè, tu affermi una cosa e il contrario. Sono due cose chiaramente incompatibili. È chiaro che non esci più. Allora, io pensavo... Sì. Contraddizione? In termini, cioè i termini, le due premesse che tu hai in questo caso implicitamente enunciato sono contraddittorie. Beh, questa cosa a me sembrava, quando la prima volta ho incontrato qualche sito sulle fallacie, mi sembrava particolarmente evidente. Dico, vabbè, chi è che ci acchiappa su questa cosa qui? Mi capitò il pomeriggio di partecipare a una riunione importante di professori universitari dove il presidente della riunione sì, andò in un loop, in catasto, come diremmo noi un po' più, su una cosa del genere. Cioè, partì da due affermazioni contraddittorie e poi giustamente non riusciva più. Poi, vabbè, dopo un paio di minuti si è reso conto e ne è uscito, però. Quindi tutto dipende da come la cosa viene proposta. Allora, questa è una.
Vediamone un'altra. Poi ci sono quelle che fanno riferimento, per esempio, alle emozioni o alle caratteristiche umane. Per esempio, se uno dice, sa, lei dovrebbe sottoscrivere l'abbonamento con la nostra, diciamo, la quota, per la nostra, come si chiama? Agenzia di servizi di sorveglianza del quartiere, perché sa, qua la criminalità è elevata, potrebbe capitarle di trovare il negozio, danneggiato. C'è stato anche chi è stato completamente svaligiato. Sa, è una sorveglianza, qua ci vuole. Come si chiama questa? L'ho messa in forma un po' più soft, si può fare in forma un po' più. Questo argomento si chiama ad baculum. Baculum è la mazza, bastone. Si chiama argumentum ad baculum. E anche gli inglesi lo conoscono così, argumentum ad baculum. Ok? È praticamente una minaccia, un'estorsione, un tentativo di estorsione. Ed è più frequente di quello che si pensi. Diciamo, andate a leggere quelli che sono i giornali di oggi, di ieri, eccetera, ma pure nei rapporti fra stati si ricorre facilmente alla minaccia. Prendiamone un altro. Questo è. Allora, esame di analisi 26 settembre, oppure no, 26 luglio, ultimo giorno di luglio, professore, devo assolutamente passare l'esame perché il 31 luglio, che mi scade la borsa di studio, sa, poi i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici, per cui se non riesco a passare analisi, non ho i crediti sufficienti per iscrivermi al secondo anno, perdo la borsa di studio, devo abbandonare, vado a fare il cameriere e avrò una brutta insomma. Vabbè, potete aggiungere qualunque tipo di conseguenza. Come si chiama questo qui? Sapete come si chiama in latino? Si chiama argumentum ad misericordia. Ed è noto essere una fallacia dal punto di vista logico, cioè nel senso. Eppure, voglio dire, non ci provate con analisi, però insomma, una qualche validità in generale, validità pratica, intendo dire, qualche volta insomma, intenerisce perché dall'altra faccia c'è sempre una persona. Si chiama così, argomentum ad misericordia. E ovviamente non ha un valore logico, perché tu l'esame lo passi se hai studiato, oppure se rendi quello che è giusto che tu debba rendere per prendere la sufficienza. Sempre su questa falsariga c'è un argomento che pure queste sono tutte fallacie informali. Questo si chiama ad hominem. Allora, per esempio, io posso dire Hitler sosteneva il controllo delle nascite. Per cui è chiaro che il controllo delle nascite è una cosa che non si deve applicare in nessuna situazione. Chiaro. A quel punto io che cosa sto dicendo? Sto dicendo che Hitler è noto per essere cattivo e quindi se diceva una cosa, quella cosa era necessariamente cattiva. Ma può darsi che la cosa in questione sia cattiva lo stesso. Però io posso dimostrare che era cattivo lui, non che tutto quello che diceva era sbagliato. Questo qui si chiama anche a volte avvelenamento dei pozzi. No? Io per esempio, se ce l'ho, e questa è una cosa che si fa spessissimo in politica, appena uno dice una persona che ha una certa autorevolezza, quindi questo è anche un ricorso all'autorità, anche questo non è dal punto di vista, non funziona dal punto di vista. Funziona solo in parte dal punto di vista logico, praticamente sì, nel senso,
se io prendo un personaggio famoso, il testimonial, no? Allora, se Cristiano Ronaldo lo vedete con una bottiglia di shampoo in mano, allora quello shampoo è buono. Non ha un senso logico. Qual è la qualifica? È chiaro che altre volte ti fanno vedere un sedicente esperto di laboratori farmaceutici che dice che quello shampoo è buono. È chiaro? Anche lì bisogna vedere se c'è una vera preparazione dietro quello che viene affermato, anche quando dicono l'associazione dei medici dentisti consiglia questo dentifricio, una qualche validità in questo caso un po' c'è, perché voglio dire, l'associazione dei medici dentisti prima di consumare un dentifricio almeno vede che non sia una schifezza completamente, però poi bisogna vedere pure che tipo di assegno la società che produce il dentifricio ha sganciato all'associazione medici dentisti, insomma. Quindi c'è, cioè, una validità però non così forte, quindi vedete come la realtà è molto più sfumata, diciamo, rispetto alle implicazioni secche. E quindi, se io voglio annullare le tesi di un mio oppositore politico, una delle prime cose che vado a cercare di fare, beh, quello vedo che sta avendo successo, andiamo a vedere, a scavare il suo passato, a vedere se ha scheletri nell'armadio, se ha buttato sotto qualche vecchietta con la macchina, se hai capito, eccetera. E quindi questo qua. Poi, quando questo viene sfruttato, si chiama argumentum ad hominem, in questo caso contro la persona. Vediamo un altro. Questo pure è una cosa che viene molto usata, molto, molto, molto usata. Allora, era una cosa che andava un po' di tempo fa, c'era una pubblicità di una scopa che serviva appunto per pulire casa, che si chiamava Tommaso la scopa ficcanaso. Allora, perché al produttore di questo tipo di scopa è venuto in mente di chiamarla Tommaso la scopa ficcanaso? Non solo, vabbè, a parte Tommaso la scopa ficcanaso si ricorda. Vedete come le cose in rima si ricordano bene? Perché? Perché sono le capre. È più facile ricordare a volte con le password, non è facile ricordare un numero, una parola, mezza parola, mezzo numero, eccetera. A volte è più facile ricordare una frase intera. No? Probabilmente se qualcuno usasse come password quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, è comunque più facile da ricordare che ne so, password alfanumeriche, eccetera, eccetera. È vero che magari se uno sa che vi piace Manzoni, magari prova quel tipo di password e quindi vi sprotegge i fari, però è anche vero che se una frase è abbastanza lunga e non è così proprio scoperta, eccetera, a volte può essere una password che ha più senso, dà la stessa sicurezza, anzi maggiore sicurezza di una password alfanumerica corta, però che ne so, Paperino 224, che ne so. Torniamo al discorso di prima. Perché quello là ha chiamato quella scopa Tommaso la scopa ficcanaso? È evidente. No, San Tommaso non c'entra niente. Perché vuole suggerire l'idea, siccome diciamo, è difficile pulire negli angoli, che quella sia una scopa fatta apposta che pulisce bene gli angoli. Chiaro? Questo si chiama paradosso dell'etichetta. Ora, che quella si chiami Tommaso la scopa ficcanaso, significa che pulisca veramente bene gli angoli? Allora, diciamo così, essendo un prodotto che sta in commercio, quindi poi alla fine se non funziona non si vende, probabilmente sì, ma con certezza no. Non significa. Magari tutte le scope puliscono male negli angoli, quella pulisce solo un po' meno male dell'altra, perché è una cosa magari difficile da fare. E però lui la chiama comunque la scopa ficcanaso perché suggerisce quest'idea, ricorda che pulisce un po' meglio di un altro tipo di scopa, però poi alla fine. Vediamola in una situazione un po' più concreta. Se io domani andassi al governo e dovessi fare una legge di riforma dell'economia, la chiamerei la legge per il progresso, lo sviluppo economico e le meravigliose e progressive sorti del popolo italiano, o la chiamerei la legge per il definitivo affossamento di questo paese? La seconda.
La seconda? Non credo. No? Come lo chiamano? Sviluppo Italia, mica lo chiamano... Cresci Italia. Non lo chiamano Decresci Italia o Regresso Italia, no? Questo è il paradosso che le dico. Cioè, ammettiamo pure che in tutte le intenzioni e buone intenzioni di chi governa stia cercando di fare il meglio per il paese. E già qua ci potrebbero essere dei dubbi. Però, detto questo, il fatto che la legge si chiami con una certa etichetta, poi bisogna vedere all'atto pratico come funziona. Anche perché poi ci sono tante cose che invece sono controintuitive. Cioè, nel senso, in economia capita spesso che un provvedimento, tu vuoi fare una cosa, cerchi di fare quello che sembra utile per ottenere quel risultato e in realtà ti ritrovi con risultati diametralmente opposti. Però non è che tutto sia controintuitivo, cioè, bisogna vedere caso per caso, bisogna avere una preparazione specifica sull'argomento. E quindi, però questo è un fatto che effettivamente, diciamo, succede. Un'altra due o tre abbiamo finito, perché quelle che mi ricordo io, poi se ne volete altre per andare a vedere il sito, quindi c'è persino la fallacia del cecchino texano. Cecchino texano. Qual è? La fallacia del cecchino texano è questa: è uno che spara su un bersaglio un po' all'imbazzata, no? Poi vede dove ci stanno, dove è una bella lastra grande, quindi in maniera tale lui spara in una certa zona centrale, poi dove, che ne so, i colpi sono così, qua c'è una bella concentrazione di colpi, allora qua ci mette il bersaglio dopo. Anche questo è, diciamo, una tecnica che si può usare, no? Prima spari, poi ci fai il bersaglio attorno, quindi hai fatto i colpi dal centro. Questo è sempre a livello... Questo per dire... No, esistono poi gli esempi di come si applica nel linguaggio, non è che sono cose... Hanno tutte applicazioni, si possono applicare. Un paio ancora le vorrei dire, perché trovano molta applicazione, soprattutto negli scooter. Addirittura, non è che siano cose nuovissime. Schopenhauer, mai sentito? I libretti di Schopenhauer. Uno dei libretti di Schopenhauer si chiama L'arte di ottenere ragione. È precisa la cosa, non l'arte di l'arte di ottenere ragione, perché il problema non è se hai ragione, cioè, però il problema è di far valere le proprie ragioni, la propria tesi. Un altro si chiama L'arte di insultare, ma quello è... vedi come si apprezzano meglio conoscendo qualche dettaglio in più. Allora, questo paio le voglio ancora dire, perché sono di una certa... una perché è importante, e diciamo da un punto di vista più formale, e l'altra perché trova molta applicazione. Ci sono le... una si chiama petizione di principio. La petizione di principio è quando tu ripeti una cosa ovvia. Quindi tu stai ripetendo semplicemente quello che è già ovvio. Per esempio, sì, effettivamente la domanda per questo, diciamo, la richiesta, la domanda di questi di abbonamenti per questo club è altissima, perché c'è un sacco di gente che vuole venire a questo club. Cioè, praticamente la stessa cosa, non sto dicendo qualcosa di diverso. Se la domanda è altissima, è ovvio che ci sono tante persone che vogliono venire a questo colloquio. No, se io lo spiego in questo modo non ho spiegato nulla, non ho spiegato qual è la caratteristica particolare del club che lo rende appetibile. Un'altra si chiama Uomo di Paglia, e consiste nel cercare di sviare il discorso, diciamo, attaccando una specie di fantoccio simulato, insomma. Facciamo un esempio, e questa è una cosa che avviene molto, ma molto spesso. Se ci sono due, che ne so, mettiamo due meridionali, mettiamoci dalla parte
di quelli che vengono attaccati, che ne so, a Pordenone hanno fatto qualcosa di male, allora a quel punto si dice che qualche borghezio attaccherà dicendo che i meridionali sono brutti, sporchi e cattivi, insomma. In quel caso tu stai costruendo un voluto, in quel caso ti viene fornito dalla cronaca, ma quindi ti viene un voluto fantoccio per attaccarlo e per distruggere, per suggerire l'idea che tutti i meridionali siano in un certo modo. Cioè, allora, dovete tenere presente questo schema qua. Se io dico, tutti gli A sono B. Metto A e B per dire, diciamo, una proprietà qualunque. Ogni volta che vale A vale B. Molti A sono, no, quasi tutti, diciamo, quasi tutti gli A sono B. Molti A sono B. Alcuni simmetricamente dall'altra parte. Se io voglio, allora, per esempio, mettiamo meridionali e cattivi. Tutti i meridionali sono cattivi, quasi tutti i meridionali sono cattivi, molti meridionali sono cattivi, alcuni meridionali sono cattivi, alcuni cattivi sono meridionali, molti cattivi sono meridionali, quasi tutti i cattivi sono meridionali, tutti i cattivi sono meridionali. Allora, se diciamo io voglio negare una di queste frasi, voglio stabilire che non sia valida una di queste affermazioni, quale mi risulta più facile negare? Queste le potete negare? No, perché è una situazione comune. Alcuni cattivi sono meridionali, alcuni meridionali sono cattivi. Certo, capirà. Ma se voglio negare questa, è molto facile. Perché a quel punto, se io voglio negare che tutti i meridionali siano cattivi, io dico: no, guarda che ci sta la ragazzina di 12 anni, orfana di madre, eccetera, che ha mandato avanti sei fratelli più piccoli, eccetera, eccetera, e ha vinto il premio Bontà ed è della Basilicata. Come ti permetti tu, Borghezio, di dire queste cose? Anch'io sto usando lo stesso argomento che ha usato lui. Lui ha usato, ha preso quei due che hanno fatto quella cosa a Pordenone per dire, per negare che tutti i meridionali siano buoni e quindi suggerendo l'idea che nessun meridionale è buono. Qua sta là. È vero che non è vero che, non è vero che tutti i meridionali sono buoni, ma questo non significa che sono tutti cattivi. Chiaro? Quindi è facile, poi è chiaro che se vogliamo stabilire con precisione se i meridionali siano più o meno buoni, più o meno, allora si deve fare uno studio molto, diciamo, e non basta neanche a volte. Per esempio in medicina si fanno gli studi col doppio cieco, cioè nel senso che se io do la pillola e dico questa pillola è efficace contro il cancro perché l'ho data a 100 persone e diciamo 20 sono guarite, però devo pure vedere che se gli do una pillola di acqua e zucchero, diciamo una pillola di zucchero, se non guariscono lo stesso 20. Cioè deve avere il cosiddetto effetto placebo, la pillola deve avere un effetto significativo superiore a quello del placebo. Perché se no, tanto gli do la caramellina di zucchero e funziona qua. Quindi, diciamo, bisogna, non è facilissimo. Abbiamo ancora 4-5 minuti. Non è facilissimo. Ecco, in questi 4-5 minuti finiamo queste due o tre che mancano.
Quindi quando io voglio, questa qui è comunissima, questo discorso qua, una variante di questo discorso in cui la fallacia formale sotto è solo suggerita è quella, per esempio, c'è cioè un'altra pubblicità, come vedete le pubblicità si muovono spesso sui confini della fallacia logica perché cercano di sfruttare. La pubblicità mi pare, o era il Totip, insomma era una cosa all'otto, un po' di anni fa però, cioè, se non giochi non vinci, che è verissimo, se non giochi come fai a vincere? Però l'idea che fa passare qual è? Che se giochi vinci, chi l'ha detto? In questo caso c'è una, ecco, vedete come la lingua diventa poco precisa, e questo è un fatto che, su quale ritornerò parecchie volte. In realtà è come se ci fosse una premessa nascosta, cioè tipo come se ci fossero solo la situazione non giochi, non vinci, giochi, vinci, è come se fosse un out-out, invece ci sono tante altre situazioni in mezzo. È vero che se non giochi non puoi vincere, però è vero che puoi, e se giochi puoi vincere, poi non vinci, quindi c'è una destra situazione in mezzo. Se io dico oggi è martedì o mercoledì, poi dico oggi non è mercoledì, quindi oggi è martedì, è corretto, è corretto, ma c'è una premessa nascosta. C'è la premessa che non possono essere martedì e mercoledì insieme, è chiaro? Perché adesso, dicendo che nella lingua italiana la O non è disgiuntiva, non è out, però siccome stiamo parlando dei giorni della settimana, allora se io dico oggi è martedì o mercoledì, che è vero, e dico oggi non è mercoledì, che è altrettanto vero, conseguenza oggi è martedì, perché un giorno, diciamo, oggi non può essere sia martedì che mercoledì, ma perché stiamo parlando dei giorni della settimana, è chiaro? Quindi potrebbe, in questo caso era vero comunque, però diciamo il discorso tra l'out e l'or, era il punto dove volevo arrivare, è che il latino erano distinti, il latino era out e bello, ok? In informatica sono or and, no, or, la o esclusiva or not. No, no, sor. Or significa almeno uno dei due. XOR significa esattamente uno dei due. Noi in italiano ci è rimasta soltanto la variante del tono. Io posso dire, che ne so, sì, puoi vedere questo film, puoi leggere questo libro, puoi leggere anche quell'altro, puoi anche leggere tutti e due. Se però ti dico O mangi la minestra o salti dalla finestra, allora è chiaro che dal tono si capisce che la scelta è alternativa, cioè è out-out, no, si è rimasto nel linguaggio italiano dire dare l'out-out, okay. I latini erano più precisi, i romani, e dicevano, in un caso usavano vel quando era possibile ambedue le possibilità, nell'altro caso usavano out. Allora, bisogna stare attenti perché le lingue, andiamo un attimo, vabbè, questo discorso lo faccio dopo sulle lingue, facciamo l'ultima fallacia della, che volevo fare, così poi possiamo fare una pausa di 5 minuti. Ecco, questa qua vi chiede 2-3 minuti di discussione, e con questo, con le fallacie abbiamo chiuso. Vediamo questa situazione qua. Giovanni ha il raffreddore. Giovanni prende 5 compresse di vitamina C, mezzo tubetto di vitamina C, 10 compresse, una forte dose di vitamina C. A Giovanni passa il raffreddore. Ammettiamo che le premesse siano vere, entrambe.
Quindi la vitamina C fa passare al freddo. Forse anche che Giovanni fa altre cose, ma non è delle vitamine, quindi non è detto che il fatto che passi al freddo è sicuro delle vitamine. Oppure effetto placebo. Oppure effetto placebo, oppure. Allora, questo argomento, sì, la risposta è corretta. In realtà mi interessava di più se qualcuno avesse dato una risposta sbagliata intermedia, cioè perché un paio di anni fa era successo, due o tre anni fa era successo. Qualcuno mi disse una volta, dice no, non è corretto l'argomento non è valido perché noi siamo passati dal particolare al generale. Cioè, è vero che la vitamina C fa passare il raffreddore a Giovanni, ma non è detto che lo faccia passare a un altro. La cosa è interessante perché l'osservazione è sbagliata, ovviamente. È in parte corretta e in parte sbagliata. Cioè, è vero che se una cosa fa passare il raffreddore a Giovanni, non è detto che lo faccia passare a un'altra persona. Però, in questo caso particolare, non è neanche vero che l'abbia fatto passare a Giovanni. Come ha detto lui, Giovanni può essergli passato perché il suo sistema immunitario era forte o perché per un altro motivo, ma la vitamina C può avere avuto nessuna influenza sulla cosa. Questo argomento pure ha un nome, si chiama, in latino, molte fallacie sono latine, per esempio la petizione di principio, in inglese la traducono begging the question, begging è chiedere, ed è un'errata traduzione perché in questo caso petizio principi, viene, siccome petizione vuol dire anche richiesta, l'hanno tradotto con begging, che in questo caso non è la traduzione giusta, però poi è rimasto, quindi molto è... Cioè, come vedete, alcune di queste sono vecchie di 2000 anni e poi di più. Comunque, questo argomento qui si chiama post hoc ergo propter hoc. Si chiama dopo di ciò, quindi a causa di ciò. Che ovviamente non è vero in senso logico, nel senso che è vero che una causa può esplicare i suoi effetti solo nel futuro, però non è vero che una cosa che viene dopo un'altra deve essere per forza un rapporto causale tra le due. Quindi, anche se tenete conto che nella realtà un po' ci crediamo, nel senso, se uno mette la mano da una parte, se la scotta, ce la rimette? No, diciamo, causale o no? Diciamo, là probabilmente un rapporto causale c'è, ma tutte le forme di superstizione, allora tu ti è passato davanti il gatto nero, poi sei scivolato e sei andato a finire all'ospedale, poi ci passi di nuovo quando ti incrocia il gatto nero, probabilmente no, là è irrazionale, però è così, quindi questo qua, vabbè.